Ragazze, ultimo giorno di questa prima vacanza, ma non è detto che ci ritorniamo fra pochi giorni, anzi, tu volevi restare. Non vi va di vedere Gasper, scusate? Sì. Io anche, tantissimo anche. Guardate. Fatelo cadere addosso, mi raccomando. Allora, io ho già messo da parte quei pochissimi abiti che vi riporterò a casa, mentre voi ancora non l'avete fatto. Dunque, Vanessa, io l'ho già detto ad Anastasia, non ti portare tutto a casa, perché poi non è detto che veramente fra pochi giorni ritorniamo, perché io vorrei festeggiare il mio compleanno qua, cioè il 12 luglio. Oggi è il 27 giugno, domani è il 28, domani sera partiamo, domani sera siamo a casa. Io il 12 luglio vorrei già essere qua di nuovo, però bisogna vedere un po' di cose, ok? Una cosa da dire qui. No. E il 12 luglio, se saremo qua, deciderò io cosa fare, ok? Allora, una cosa voglio dirvi. Allora, il compleanno deciderò Certo che io. deciderai tu. Il tuo compleanno lo decidi sempre tu. Tu a Gardaland, era ora. Hai già cambiato idea? Ragazzi, una cosa voglio dirvi. Però la valigia di mamma e papà la prima volta era pesante, allora non devi portare tutto, se no poi è ancora più pesante. No, Era infatti, l'unica che era più sì, pesante. era anche l'unica valigia che abbiamo imbarcato, perché gli altri erano degli zainetti che abbiamo portato su con noi sull'aereo, ricordi? Quindi, quando hai finito di bere il suo cu di frutta, se permetti, io andrei. Così stasera andiamo fuori a cena e domani, quando ci svegliamo, dobbiamo solo pulire un attimino e mettere in ordine. Devo dirvi un po' di cose. Prima Vanessa non voleva venire qua, adesso vuole restare. Ti rendi Io conto? volevo restare, ma poi ho cambiato idea perché c'è Gasper che poverino è Ma da dai, solo. io non vedo l'ora domani sera di andarlo a prendere e Io spupazzarmelo. gli darò. Pure io. Sì, cara, sì, e dormirà anche con me. Io gli darò 2000, Baci. mila. Boh, Abbracci e niente, è baci. passato un giorno, dobbiamo andare. Ok, dai, mettete le scarpe che è arrivato il taxi, dai. Dai, su, entra. Aia! Ti lascio qua, da sola. Vorresti restare davvero? Vale, io sono molto combattuta. Vorresti restare davvero? Sono veramente, cioè, sì, sono combattuta. Non so cosa fare. Io ballo, io ballo. Con i lacci dei miei pantaloncini. Fino a domani, è passato già un giorno, andiamo, partiamo. Anastasia, smettila! Dai, Buongiorno. Anastasia, stai tirando i miei pantaloncini e me di Giusino. conseguenza. Allora, voi vi ricordate qual era il vostro zaino? No, sì. Animolla? Il mio era più grande, aveva 200.000 tasche. Prendilo. E voilà, signore e signori, ladies and gentlemen, ecco qua gli Preso. armadi di Vanessa e Anastasia. Vedi, Cosa c'è qua si dentro? prende così. Ma qua ci sono ancora i vestiti che abbiamo comprato? Prendete Lasciali così. qua. Dai, allora fai una cosa, Anastasia. Prendi quell'ammasso di vestiti Non che c'è. è là sopra. No, non c'è. Lo Ah, qua so. sopra. Sì, è vero. Vai. Tu, sì. Ho preso lo zaino. Questo sarebbe utile in aereo, volendo. Papà. No, mettilo giù un attimo, così prendi lo zaino. Tanto adesso ti cade, ti cade, ti cade, ti cade, ti è caduto. Eccolo. Cioè, era scontato, Anastasia, che se tu glielo lanciassi sopra ed estressi lo zaino, anche lui veniva giù. Comunque, io volevo fare gli auguri alla Cavalieri Family perché è nato baby Andrea! E quanto mi piacciono queste notizie, mamma! Peccato la mia avanzata età, se no baby Andrea lo facevo anch'io! Ma non credo, Anch'io! insomma, dopo Aspetta! Anastasia direi che... Dove vai? Madonna, ma perché è fatta così? Perché è iperattiva? È Non stata lo so. moscia fino adesso. Come accendo la telecamera impazzisce. Tu non sei normale. Cos'è che stai facendo? Auguri! Io però gli auguri vorrei farlo in un altro modo, così. Auguri alla famiglia Bess... Cannabis. Anastasia, tu devi essere un pochino, famiglia. recuperata, Osso, or... eh. Va bene, dai, andiamo avanti. Allora, dai, dopo Non questa ultima uscita di Anastasia, io direi che possiamo. Anastasia, manca uno zaino. Intanto vediamo cosa c'è qua dentro. sono Ah, l'abitino nuovo, ma che oggi. bellino! No, lascialo qua. Quando torniamo ce l'hai. Apri, prendi i tuoi. Dani. Ragazzi, io ho fatto 4 minuti di video inutili. Apri, prendi i tuoi vestiti e mettili sul letto. Quelli non sono i tuoi sono questi, tutti ordinati. Ma che roba?
Ma sono misti anche questi, non sono solo di Vanessa, Anastasia. Devi decidere quali tenere. Guardate, faccio una cosa, voi guardate solo qua, eh? Adesso non ci sarà più. Ma cosa vuoi vedere? Cosa pensi di aver fatto? Una magia? Oh, è arrivata l'altra, adesso in bocca ce l'hai la pancia tu. Ani, dai. Mamma, avete gravidanze isteriche, ragazzi. È nato. È femmina, però. Che carino. Che brutto, non la voglio più. Un'altra. Per favore, ragazze. Allora, tirate fuori tutti i vestiti. No. Allora, non vuoi portarti niente? Vuoi lasciare tutto qua? Certo. Cosa ti metti? Ecco, sì. Più o meno è così che si dura. Bravo. Anastasia. Tutta la mia. Ma infatti era un bel mix. Ok, niente, adesso li raccogli, te li pieghi e quello è tuo e decidi quali usare, cosa portare e cosa non portare, e poi okay, ti aiuto a ritirarli, dai. Allora, Anastasia, il vestito lo lasciamo qua, perché a Novara ne hai 15.000, quindi questo lo lasciamo qua. Questo a Novara adesso non ti serve, quindi o lo lasci qui, dai, o lo portiamo e lo teniamo a casa, per quando ricomincia la scuola potrebbe andare bene. Ma perché me li metti sulla maniglia? Mettili da una... Quelli che parti invece di... Lo lasci, ecco, Ani, lo lasci qua allora? Si sa mai, ad agosto fa freddo. In pieno agosto farà un freddo. Questo è un toppettino bello, questo è quello che ti ho chiesto io di comprare. Non l'hai mai messo, hai ancora probabilmente l'etichetta attaccata. Loca, cosa vuoi che stia facendo? Devi provarlo. Devi provarlo adesso, devi provare con la maglietta sotto. Aiutatela. Aiuta. Sì, che ti sta. Sta anche bene, peccato che non l'hai mai messo. Adesso lo strappa, basta, eh. Così moriva con ancora il cartellino attaccato il top di Anastasia. Cosa facciamo? Lo teniamo? Sì? Lo teniamo qui? Lo vuoi portare a casa? Per fare cosa? Non l'hai mai messo, c'è il cartellino attaccato. Va bene, portalo a casa. Allora, le cose che porti a casa le metti qua. Qua. Dove l'hai lanciato? Insieme alle cose che lasci qui. Lo lasci qui? Ah. Sapete che se portiamo poco possiamo fare solo uno zainetto e uno lasciarlo qua? Questo abito lo porti? Sì, dai. Questo è mio. Li porti quelli? Ma che a casa ne hai... Ascolti, Ani. Sì. Ani, a casa hai tante cose, eh? Vuoi... Come se fossero stracci. Sai quando la cassiera, non so, di Piazza Italia fa così? Ti passa le cose. No, questo è lungo, portalo a casa. Cosa ti dico a fare? Portalo a casa e lo lasciamo a casa. I calzini, anche se non li annusi. Brava, quelli vanno lì. Questo è completo dai pop che non hai mai messo. Ok, lasciamolo qua. Ah, no, questo portiamolo. È mio. No, è suo, è uguale al tuo, ma è suo. Ani, lascialo un completino, magari quando ritorniamo. Ehi, così io sto mettendo quelli da portare qua. Quelli da non portare là. Lascialo qua, intendo. Magari lo usiamo una sera. Questi sono, portali, li lasciamo a casa. Quelli sono quei pantaloncini, dai. Portali che li lasciamo. Sono 200 peli. Di Gasper? Come li stai arrotolando? Come un salame. Sembrano un salame. Questo è il pigiamino. Il maglioncino, lascialo qui. Anche questa, tienila, via. Cos'era? Boh, c'è ancora qualcosa, pantaloncino. Ma tienili questi, tienili, che quando torniamo ce li hai. Cosa te li porti a fare? Questo lo tieni per il tanto e per il mare, dai. Ok, a posto, Ani? No. Come no? Questi. Quelli li ho messi io lì, li teniamo. Ok, quindi portiamo solo questi. Questi qua non li vuoi tenere? Questi qua non li vuoi. C'è questo ancora. E anche questo. Quale ha 8 calze? Qual è il problema? Guardate che ci sono fuori delle cose stese. C'è lo stendino. Io ho fatto 2 lavatrici stamattina. Forse adesso ce n'è anche un'altra che devo stendere. Ani, dove vai? Lasciali qua. Tanto possono stare anche qua. Ani, dobbiamo tornare. Dio mio. Sì, vai, perché guarda, sta diventando
piano, che li ho pegati tutti, sì. Per favore. Allora, quindi qua ci sono le cose di Ani. Lì ho lasciato le cose di Ani. Guarda che tu hai altre cose qua su. Allora, non puoi sempre averla vinta tu. Lascia quelle calze a Vanessina. Vieni, amore. Io a scuola facciamo queste calze. Ti ho detto. No, amore, no, non te la prendere. Devi sempre averla vinta tu? Non mi fare arrabbiare, eh? Tirati su. Ok, tu non ti preoccupare. Quelle sono tue. Poi fagliele mettere a lei nello zaino, non ti preoccupare. No, ma io questo lo so. Lo porto perché tanto fa caldo. Lo porto a lavare e lo lascio lì. Una. Ok. Una, ma vuoi che lo piego io? Due. Se si vuole, amore. Tre, quattro, la mia bambina buona. Quattro, la mia bambina cinque, iena. Sei, sette. La mia bambina cinque, buona. Sei. Amore. Vedi, a me ne manca una, manca il sette. Guarda, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Ti ho detto che ci sono delle cose stese fuori. Non ci sono? Tutorial per piegare i vestiti. Ce l'ho tutorial adesso. Per piegare i vestiti. Adesso non ce l'ho perché l'ho dato quella. Sì, sì, grazie. Sì. Con questa l'altro pezzo poi mi manca anche un'altra scalza. Ok, sì, scalza, vabbè. Scalza. Allora, prendo tutto, piegate. La maglietta così, no? Sì. Ok, mi raccomando, l'etichetta sta, cioè la dovete vedere, non deve stare qua. Ok, piegatela bene. Mm-hmm. Anche se un pochino fuori, vabbè. Mm-hmm. Poi vuoi vedere il tutorial? Vabbè. Poi piegate la manica così. Si fa così. Ma al contrario è così, Vane? No, deve essere girata al contrario. Tu guarda come faccio. Va bene, piegate l'altra manica. Mi fido. Poi prendete, fate così. Ah. Oh, ma che brava, bravissima. Questo lo lascio qua. Ok. Io la faccio così, eh. Vediamo. Così? Mm-hmm. Vediamo. Con un pantalone, però. Anche con la maglietta. Sì. Vediamo un po'. Prendo questa. Sì, gamba. Faccio così. Sì. Così. Sì. E fatto. Mizzega. Poi. Facilissimo, brava anche così, te. E poi magari fatto così e poi così. Ma che poi brava, pantaloncino, amore. Poi la butto. Pantaloncino per stare a casa. Uh-huh. Per fare in fretta mettete il pollice e l'indice così, poi uh-huh. dietro il medio così. Sì? Niente, amore, esiste, no, niente. Un dito che esiste. Non poi prendete questo e fate così. Sì? Così. No, sì? Aspetta. E facciamo. Vedete, così, uh-huh. così. Così. Perfetto. Solo che piccolino è questo bocchino. Vane, tu stai decidendo cosa portare, cosa no? Ani, dovresti spostarti leggermente. Vieni qua. Tu hai già fatto la tua parte. Okay. Quello è il tuo zaino. Se me lo disti, tu lo rifai tu, eh? Tutorial per gonna. Amore mio. Allora, prendete il primo lato della gonna e il secondo. Sì. Mm-hmm. Lo mettete alla stessa linea. Sì? Poi. E fuori. Fate sì. così. Uh-huh. Vabbè, perché questa è una gonna con le pens. Se non ci fossero le pens. No, così però hai girato una pens. Va bene, lo stesso. E voilà. Cosa ne facciamo di questa gonna? La portiamo a casa? Cioè, mi piace. Ma è bellissima. Solo che non ti piace come è un pochino grande. Ah, quindi la portiamo a casa. Va bene. Sì. Questa magliettina la lascio qui. Il toppettino, certo. Sì. Allora, te li ho portati io, te li ho messi in valigia perché avevo paura che facesse freddo. Se ti ricordi bene, quando siamo arrivati la prima settimana faceva freddo, c'era un forte vento. Poi non li hai mai messi, però io li avevo portati. Quindi riportali a casa. Allora, per la maglietta dei tifosi. Madre. Questa è da prendere. Dove c'è il bidone dell'umido? Vabbè, dai. Ma in casa mia una Juventus. Ma io non sono interista, infatti. Forza Inter. Ma figuriamoci, ma va. Nell'umido con le banane, cioè, non lo so. Sì. Oppure nel pacchetto del fotocine. La Juve si trova invece... Nell'uovo di Pasqua, muoviti, no. Dai. Sì. Nell'ovetto Kinder. Si trova dal re. Sì, dal re. No. Dal re. In chiesa. In chiesa si trova. No. Invece. Che bella che sei, Vanessa. Il Milan, il Milan è stupendo, stop, chiuso il discorso. C'è l'ha il toro addosso, guarda te. Chi ce l'ha addosso? Ce l'ha il toro addosso. Il toro è toro, ragazzi. Oh, vuoi preferisci essere un toro o una zebra?
Perché tu sei un toro. Questa è già piegata, lasciala qui, così li hai già. Questi sono già piegati, vedi tu cosa vuoi fare, sono quelli a tre quarti. Portiamo a casa, sicura? Portiamo a casa, portiamo a casa. No, tienilo, una sera ti puoi anche vestire così. No, ma è del Milan, ma che... Non è del Milan, è bianco e nero. Madonna, ma che problemi ho oggi? Bianco è colpa vostra, mi avete fatto stare a casa tutto il giorno e non mi sono ossigenata il cervello. Questo è del Milan, giusto. Allora, cucciola, abbiamo finito di fare la distinzione degli abiti da portare a casa e da lasciare qua. Adesso mi vado a fare la doccia e poi usciamo, andiamo a mangiare, ok? Guarda che domani mattina non ci possiamo svegliare tardi, perché devo lavare tutte le lenzuola e dobbiamo preparare tutte le cosine, va bene? Ciao! Vane, Ani, andiamo, io mi sono preparata. Dov'è Ani? È dentro, non c'è? È qua? Dai! Andiamo a cercarla, dobbiamo andare, dai, che dobbiamo anche svegliare papà. Vieni? Dai, dammi una mano, amore. Vieni, dai. Ragazzi, non troviamo Anastasia, non sappiamo che fine ha fatto. Dove può essere? Era con te. Non è che è con papà in camera che dorme? No, io ero in bagno, mi stavo asciugando i capelli. Non è che è con papà in camera? Senti, vieni, dai, andiamo a vedere se qua magari... Qua c'è papà che dorme. C'è papà, qua no, c'è papà, no, no. Ani? In bagno. Ani? Da dove... Sei sicura che non è fuori? No. Non è che è fuori sui lettini in fondo? Non è che mi sta facendo uno scherzo? Perché? Ma non lo so, conoscendola, è la regina degli scherzi. Vabbè, non penso che sia arrivato addirittura a buttarsi qua dentro, dai. Ma no, dai. Andiamo. No, non c'è, non c'è. Andiamo fuori a vedere, perché secondo me è fuori. Mi ha aperto l'armadio e non mi ha visto. Allora, senti, Vanessa, se dentro non c'è, deve essere fuori. Andiamo a vedere che non si è nascosta nella doccia. Oddio, basta, che caldo. Oddio. Però devo andare. Facciamo un piano. Ok, saranno fuori, non mi avranno. Qua non c'è. Senti tu chi è, papà? Hai sentito un rumore? Ma non c'è vento, Vanessa? Secondo me papà. Tanto si è nascosta qua, lo so, sicuro, conoscendola. Non c'è, neanche qua. E allora? Io la lascio a casa. La lasciamo a casa. Cavoli suoi. Anastasia, ti lascio a casa ovunque tu sia. Tu stasera non cenerai. Anzi, guarda, sai cosa ti dico? No. Ce lo beviamo un aperitivo prima di cena? Sì. Dai, vieni con me. Andiamo a berci un aperitivo. Che aperitivo vuoi, Vane? Cosa vuoi bere? Una coca? Sì, magari due tralli. Sì. Via. Yeah. Ma eccoti! Ti ho trovata! Guarda che hai rischiato di restare qua e non venire a cena. Tre cose. Ma dove sei andata? Allora... Devo dire tre cose. Dimmi. Allora, c'è Anastasia, ecco cosa è successo. Si era nascosta qua. La prima volta mi ero nascosta nell'armadio. Quale armadio? Il tuo, quello che tu hai. Ma io guardavo. E tu eri lì? Ma non ti ho vista. Perché mi sono... sai quel vestito tuo? Quello lungo? Ma tu sei troppo furba. E poi dopo? Quando hai detto, ma cos'è questo rumore? Io ero uscita fuori e sono andata dietro. Ecco, io e Vanessa ha detto, sarà stato il vento. Pensa che detective che è tua sorella. Non troverebbe manco un ragno né un buco. Va bene. Allora, facciamo una cosa. Visto che stiamo per andare a cena, adesso beviamo un aperitivo. Salutiamo i nostri cucciolini. Cucciolini e cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. E lasciate un bel like a questo video. Ma ragazzi, ci vediamo domani sull'aereo. Ciao!